Partenza dal salotto di Como per la 37esima edizione del rally AC Como e TV. Piazza Cavour è stata accesa nel pomeriggio di oggi dal rombo dei motori delle auto partecipanti, sfilate nel cuore della città per la passerella del Via. È una grande edizione perché è la finale del campionato italiano. Si giocano qui non solo l'assoluto ma anche tutte le classi. Sono 138 partenti, è un record a livello nazionale. Siamo molto soddisfatti come Automobile Club. Il tempo è perfetto, speriamo che sia un bel divertimento per tutti, i piloti ma anche per il pubblico che a Como ci segue molto appassionato e anche lungo le valli, lungo tutto il percorso. Quindi speriamo in bene, in bocca al lupo a tutti. Dopo il primo atto di oggi, domani ci saranno 3 giri sull'Alpe Grande in Valle d'Intelvi e 2 sulla Val Cavarnia. Riordini e assistenza saranno a Porlezza, dalle 17 al via le cerimonie d'arrivo di nuovo in Piazza Cavour. Alle spalle della prova WRC partirà il rally storico. A chiudere la corsa ci saranno poi le vetture del rally nazionale, gara in formato ridotto che però ha sempre un forte appeal sugli equipaggi. Per il rally AC Como TV in città sono state previste una serie di limitazioni che si incrociano anche con quelle della 100 miglia dell'Alpe di motonautica, pure in programma il prossimo weekend.